Nicola, qui la platea ha capito due cose. La prima, che inorridisce più o meno quando si parla di legge elettorale, ancor più quando si scende nei tecnicismi. La seconda è che quando sentono la parola sussidio hanno un sussulto. La legge elettorale proprio non vi interessa a voi, eh? Diciamo la verità, non ce ne frega un cacchio. Noi apriamo le nostre aziende, se volete 30 giorni venite con noi a fare impresa e capite realmente quali sono i problemi che la politica e i vostri tafferugli in studio continuate a portare avanti. Però l'abolizione di una Camera e il dimezzamento dei tempi di approvazione di una legge che dovrebbe incidere sulla realtà che voi vivete, quella è una cosa, insomma, che vi può interessare. Certo. Alla fine sono i costi della politica che devono essere dimezzati, ma proprio perché non arriviamo a un dunque. Noi siamo qui che vogliamo parlare di lavoro e di impresa. O cominciate ad entrare con noi davvero nel lavoro tutti i giorni, o se no non ne veniamo fuori. Lavoro e impresa invece non fa rima con sussidio, sussidio fa rima con spesa pubblica, no? Sussidio fa rima con probabilmente aumento della benzina e probabilmente un altro F24 a fine mese da pagare, oltre a quelli che già paghiamo. Ma voi non salvate l'Electrolux, Andrea, il tema è: non salvate l'Electrolux in questa maniera. Non salviamo l'Electrolux, però cerchiamo di sopravvivere noi. A un certo punto dobbiamo evitare questi sussidi che vanno ad aumentare le tasse che già paghiamo. Mentre invece, Valentina, il tuo parere su Electrolux qual è? Visto dalla tua ottica di piccola imprenditrice che peraltro cerca la via della start-up evocata da Parisi, no? Esatto, mi collego al discorso di Parisi sulla crescita delle imprese. Io ho una piccola impresa di quattro dipendenti, piacerebbe anche a me crescere, ma incentivi per le nostre imprese giovani non ce ne sono. E invece per le grandi, cioè tu ti senti in concorrenza? Sono molto più accessibili, sicuramente le grandi imprese hanno più accesso a crediti e hanno più accesso alla possibilità di incentivi. E cos'è che ti manca per accedere? Luca, voglio